ognuno è artefice del proprio destino, infatti è il destino dei rossoneri. Se lo tracciano da soli i frentani nell'ultimo minuto e mezzo dei 5 di recupero della ripresa buttando alle ortiche una situazione di salvezza che passa dalla probabilità possibile a quella inverosimile, il bello è anche il brutto del calcio con i frentani che pareggiano l'ultima sfida in casa contro la Ternana con più di un aggravante, quella di non aver saputo chiudere la sfida, di aver giocato un secondo tempo con troppa sufficienza e soprattutto di non aver gestito l'ultimo arco della contesa in superiorità numerica. Per i rossoneri a metà campo tocca Gian Donato, in difesa torna Menta, Marilungo è regolarmente in campo, Breda risparmia Valient in difesa e concede un'occasione a Sernicola. I frentani devono vincere, il resto non può essere nemmeno preso in considerazione. Ottavo minuto, brivido per la Virtus, Ceravolo prende il tempo a Rigione e spara in rete, ma va ad impattare la parte esterna della porta. Quattordicesimo, punizione di Gian Donato in area di rigore, Amenta fa l'assist per Rigione che prova a spedire in rete, ma Gonzales salva. Sedicesimo, Gian Donato pennella una punizione in area, impatta la sfera a volo Marilungo che mette le cose in chiaro scaraventando la palla in rete, 1-0 e gara che si mette in discesa per i frentani. Ventinovesimo, si rivede la Ternana con una conclusione da fuori area di Palumbo, ben attutita, impresa bassa da Cragno. Trentunesimo, scambio Ferrari di Francesco con quest'ultimo che entra in area e spara a rete, ma Mazzone gli chiude lo specchio. 39esimo, palla lunga che scavalca la retroguardia del Lanciano, sfera per Furlan che al cospetto di Cragno lascia partire un tiro incrociato che si stampa sul palo e sul successivo tentativo è Belloni a chiamare all'intervento provvidenziale l'estremo difensore di casa. Finale dunque di prima frazione col brivido per i rossoneri. Nella ripresa Breda cambia subito qualcosa, avvio deciso del Lanciano ma senza gli acuti necessari, infatti il primo quarto d'ora scorre via senza nulla di particolare. 25esimo, Cragno offre una palla vitale che gli viene sottratta da Avenatti che prova la conclusione dalla distanza ma l'estremo difensore virtussino respinge, il Lanciano rischia troppo. Al 35esimo, palla lunghissima rilanciata per gli avanti della Ternana, Cragno deve uscire limite dell'area in due tempi e disinnescare l'insidia. 40esimo, occasione per il raddoppio, palla sventagliata per Turchi che catapulta subito la sfera nel cuore dell'area di rigore, ma Ferrari, probabilmente disturbato da Di Francesco, spara clamorosamente alto a due passi dalla linea della porta. Poi scende il gelo proprio quando il Biondi era pronto ad esultare. Di Matteo commette un fallo alla tre quarti, punizione per la Ternana in area, palla spizzata da Ceravolo per Valient che solo soletto spara in rete. 1-1 e game over per i frentani che ora sono attesi da un'impresa epica, ma non c'è alternativa. Siamo in questo momento siamo tutti sotto shock, però io non posso assolutamente dimenticare, lo dico per l'ennesima volta, che quello che abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto è veramente tanto. Io quando sono arrivato, vi dovete ricordare che ho detto ci giocheremo la salvezza fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Noi adesso dobbiamo prendere atto di quello che è successo, non lo voleva nessuno perché la squadra ha giocato la partita quasi perfetta, aveva il risultato in mano, in tutta la partita aveva sbagliato solo una volta quando Salviato ha fatto il retropassaggio a Cragno e Furlan ha preso il palo, per il resto abbiamo avuto sempre la partita sotto controllo. Quest'ultimo minuto è irraccontabile perché sinceramente penso che non ci sia altro da dire, lo avete visto tutti quanti. Però c'è ancora una partita, dobbiamo raccogliere le nostre energie, le nostre forze perché abbiamo secondo me ancora tutte le possibilità per salvarci. È difficile, li ho visti chiaramente, c'era tanto sconforto, non vi nascondo che anche da parte mia inizialmente perché quello che è successo è veramente, veramente pazzesco. Però mi è bastato qualche minuto per rinsavire e dire le stesse cose, quelle cose che sto dicendo a voi dopo un po' le ho dette anche ai ragazzi e cominciamo da qui.
E penso che oggi sia una grande dimostrazione, non solo qua, tutto il campionato, di una cosa che tra virgolette dovrebbe essere scontata, però è anche vero che dopo, quando sei coinvolto in certe situazioni, la lettura è sempre tra virgolette un po' di parte. Però noi dovevamo, ma non per gli altri, per noi stessi fare questo tipo di prestazione, una prestazione che deve essere professionale sempre, che deve essere sempre mirata a spingere e a fare il massimo. Nella prestazione non abbiamo fatto un bel primo tempo. Abbiamo sofferto l'intensità del Lanciano, abbiamo sofferto tanto le palline attive, poi nel secondo tempo invece la squadra è venuta fuori senza creare grossissime occasioni, però dal punto di vista della copertura del campo abbiamo guadagnato metri, dell'intensità abbiamo guadagnato intensità. Poi il calcio è strano, perché se Lanciano, come ha avuto, va sul 2-0 finisce così, e se invece rimane viva, logico che la squadra nostra ha avuto la forza anche in 10 di tenerla sempre viva e di poi usare al massimo l'occasione che c'è stata.